si avvicina la Pasqua e arriva anche un nuovo amaranto, ovviamente per incentivare l'esercizio provvisorio attuale. Ecco, come nasce questa iniziativa? Nasce proprio dall'esigenza di reperire dei fondi per alimentare l'esercizio provvisorio e quindi tra le varie iniziative che sono state studiate, quindi gli adesivi e quindi le felpe e quindi le sottoscrizioni che sono state fatte, c'è anche, abbiamo pensato di fare insieme ad Orgoglio Amaranto e a Pietro Fazzuoli di fare appunto un nuovo di Pasqua con la collaborazione appunto della ditta Vestri, che per, da vendere o comunque per la contribuzione dei nostri tifosi e di tutti i cittadini appunto per l'alimentazione, reperire fondi per alimentare l'esercizio provvisorio. Ecco, oggi ad alimentare l'esercizio provvisorio ci hanno pensato i consiglieri comunali e la giunta Retina. Esatto, sì, ho approfittato di questa occasione appunto dell'udienza al Consiglio Comunale per portare qui circa una quarantina di uova che sono state vendute completamente, quindi insomma il Consiglio Comunale e la Giunta ha partecipato alla sottoscrizione. Avete raccolto insomma anche... Si è raccolto dei soldi che comunque non sono ovviamente le somme che possono far svoltare, diciamo, questa situazione, ma che comunque contribuiscono al pagamento di alcune pendenze che ci sono, come le trasferte, come le spese di funzionamento della società. Tutte le iniziative sono buone appunto e mi fa piacere appunto che il Consiglio Comunale tutto, quindi sia nella maggioranza che nell'opposizione, abbia risposto in maniera compatta a questa sottoscrizione. C'è chi l'ha fatto anche individualmente e in separata sede con contributi ad Orgoglio Amaranto, quindi dando direttamente dei contributi ad Orgoglio Amaranto. Questa però era un'occasione che non ci siamo lasciati, io personalmente non mi sono lasciato sfuggire, insomma.